Buongiorno a tutti, oggi finalmente ritorniamo con una richiesta che ormai mi viene fatta da un sacco di tempo. Le salsine di Decor sono facilissime, ma c'è solo un problema: dovete avere il Vitamix o un frullatore di pari livello. Ne vediamo tre oggi: una con le carote, una con le barbabietole e una con le zucchine. La cosa bella di queste salse è che sono realizzate semplicemente solo con verdura e nient'altro. Ci aggiungeremo in qualcuna una punta di gomma di guarra, giusto per mantenere la sostanza, e dopodiché vi potrete divertire a casa a pitturare tutti i piatti che vorrete, ok? Partiamo dalla più facile di tutti, che è quella con le zucchine. Le zucchine dovete fare una cosa importante: le dividete a metà e togliete i semini all'interno. Questo perché? Togliendo i semini all'interno potremo togliere questa parte qua, che è particolarmente acquosa, ok? Con lo scavino, li scavate. Se non avete lo scavino, usate un cucchiaino del cappuccino, che va bene uguale. Ok, spostiamo le zucchine all'interno, poi ci mettiamo, quindi queste sono tre zucchine, una manciatina così di semi di canapa, così fanno un po' tutte occhie, un goccino d'olio che saranno circa 30 grammi indicativamente, un po' di sale e una punta, adesso vi faccio vedere cosa intendo con una punta proprio, cioè questa punta qua di farina di gomma di guarda, ok? Aggiungiamo all'interno. Iniziamo a farlo girare. Semplicemente in 30 secondi abbiamo creato la salsina di ricordo, perché si mette in un biberon e la si lascia in frigo, così è fredda, la consistenza cambia e diventa più dura, e dopodiché possiamo iniziare a decorare. Biberon, frigo. Ok, adesso vediamo questa con le barbabietole cotte. Io non l'ho ancora, in realtà non ho ancora provato questa salsa, quindi la proviamo adesso insieme, vediamo cosa viene fuori, ma in teoria non ci devo essere particolari problemi. Semplicemente andremo a frullare la nostra barbabietola, che essendo già bella corposa non aggiungerò nessun altro tipo di elemento, come nel caso della zucchina dove gli ho aggiunto la canapa. In questo caso semplicemente questa qua frullata. Sarebbe interessante magari aggiungergli o dell'acidulato di umeboshi oppure dell'arancia fermentata. Adesso magari ci mettiamo l'acidulato, una goccia di latte di soia o di mandorla, insomma di latte che avete in giro, per renderla un po' più chiara. Adesso vediamo un po' cosa succede, ok? Ok, ci mettiamo un paio di tappini di acidulato, anzi tre, direi. Più o meno la stessa quantità di olio di prima per le zucchine. Goccino di latte di soia. Ok, vediamo. E sempre la nostra punta di gomma di guar, più o meno come prima. Cioè, io vorrei dire che questa salsa qua è, cioè, è veramente, 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 bellissima, cioè, a parte la consistenza che è venuta, che è proprio bella, e anche buonissima. Oh, fantastico. Adesso ci manca solo una salsa, che è quella di carote, che adesso le carote stanno finendo di bollire, quindi anche qui le carote verranno poi frullate, si può aggiungere poi diversi ingredienti che qua, poi metterci la lavanda, il curry, il rosmarino, l'arancia, il limone, insomma quello che più vi piace all'interno, oppure tenerle semplicemente così e lasciare il gusto di carota.
La differenza è che in questa io non ci metto la goma di guar, ma ci metto la farina di semi di carrube. Poi sia la farina di goma di guar che la farina di semi di carrube la trovate nei link sotto qua, sotto il video, ok? Ok, mettiamo in frigo anche lei, così la densità, come abbiamo detto prima, ritorna ad essere un po' più dura. Ok, adesso le carote sono cotte. Molto bene, mi raccomando, non tenetele al dente, dovete farle stracotte. Questa è molto importante per riuscire a tirare fuori perfettamente il colore. Altra cosa, io non le ho pelate. Tendenzialmente le carote quasi mai le pelo, a meno che proprio mi serva una roba decorativa super bella. Più o meno dose di prima, indicativamente. Questo ancora due. Ok, abbiamo detto, qui ci mettiamo olio di semi, stessa più o meno dose di prima, pizzico di sale e una punta, diciamo così, di farina insieme di carrube, ok? Aggiungiamo, in questo caso ci aggiungiamo anche, vediamo, un goccino di acqua di cottura, perché le carote sono molto meno acquose, ok? Vedete qua sotto? Ok, c'è proprio uno stratino di acqua. Ok? Basta. Dopodiché frulliamo, come prima. E voilà! La nostra crema di carote è pronta per decorare. Ok, perfetto, adesso abbiamo le nostre tre salse. Quindi, semplicemente con queste salse possiamo decorare. La cosa importante qual è? È che le salse devono avere una densità. Che cosa intendo con densità? Vuol dire che quando le mettono nel piatto non devono lasciare la cottina che se ne va in giro per tutto il piatto, che è proprio una roba bruttissima da vedere, veramente poco elegante, e dire che la salsa è slegata, quindi vuol dire che è un po' brodosa. Ecco, quelle cose di me proprio non piacciono. Quindi se dovete fare, fatela bella densa, in modo che poi riuscite a fare dei bei decori. Adesso vediamo qualcosina giusto per divertimento. Ok, vedete che adesso la salsa è perfettamente legata, abbiamo fatto due decori super velocissimi. Non, adesso che ho il piatto anche inclinato, non c'è salsa che va giù, non cade, deve stare qua. Questo è il concetto di salsa della legata. Ok. Bene, divertitevi a casa, provateci, fatemi sapere, sperimentate, provate gusti, potete usare qualsiasi verdura fondamentalmente. Il concetto è, deve essere legata e poi la potete aromatizzare con quello che più vi piace. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e vi auguro una buona giornata. Ciao!